poteva avere conseguenze ben più gravi. L'incendio verificatosi ieri sera poco dopo le 21 all'interno del deposito della Irritec di via Consolare Antica a Capo d'Orlando, nei pressi dell'incrocio con la via Gambitta Conforto. Le fiamme si sono sviluppate da un sollevatore e rapidamente hanno inghiottito il mezzo. I sistemi di sicurezza dell'azienda e del tempismo nell'intervento di due squadre di vigili del fuoco di Sant'Agata Militello hanno impedito alle fiamme di intaccare il materiale plastico che si trovava all'interno, che avrebbe potuto provocare seri problemi nell'intero quartiere. Così tubi in gomma ed altri prodotti sono stati trasportati all'esterno dagli operai. Il calore comunque ha danneggiato gli impianti elettrici, mentre verifiche sono in corso per comprendere se vi siano state conseguenze alla struttura. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Capo d'Orlando e diversi residenti preoccupati per quanto stava avvenendo. La zona in cui si trova lo stabilimento che lavora materiale plastico e che opera 24 ore su 24 è a ridosso di numerose abitazioni ed ovviamente l'episodio ha provocato molta apprensione, visto che il fumo si è velocemente propagato a centinaia di metri di distanza. Negli anni passati, proprio per questo motivo, era stato proposto all'azienda di riconvertire quello stabilimento e di spostare altrove la produzione. A margine dell'episodio di ieri va comunque citato lo spiacevole episodio avvenuto nel piazzale esterno allo stabilimento. Uno dei proprietari dell'azienda infatti si è scagliato contro il cameraman della nostra emittente, spintonandolo solo perché si limitava a fare il proprio lavoro. A Gino Trovato quindi tutta la solidarietà della nostra redazione.